Sono nato alla fine della Prima Guerra Mondiale e sono stato testimone e qualche volta anche piccolo e involontario protagonista dei drammi che hanno segnato questo secolo. C'ero quando alzarono ad esempio e quando demolirono il muro di Berlino. Ho incontrato la nipote di Lenin, conosciuto quelli di Stalin. Ho parlato con i superstiti di tre ideologie: fascismo, nazismo, comunismo. Ho visto una donna che sul Gange spargeva petali di rosa in memoria di qualcuno. I bonzi battevano sui tamburi, credo, per richiamare l'attenzione delle anime. Il lutto da noi è nero, in Oriente è bianco. Tutti però piangono nello stesso modo. Con queste parole si apre il racconto di un secolo fatto da un testimone del nostro tempo, non uno storico, un testimone. E con queste parole apriamo la seconda serie delle lezioni di storia. Questo testimone era Enzo Biagi. Io sono Paolo Di Paolo e per il secondo anno ho il piacere di condurre questi 9 incontri ideati dagli editori La Terza, quest'anno, come sapete, dedicati al Novecento italiano. E diamo dunque il benvenuto come prima cosa al nostro primo ospite, il professor Emilio Gentile. Ve le ricordate le file lunghissime dello scorso anno? Ecco, quelle file testimoniavano fin dalle prime ore del mattino il desiderio di sapere, di ricordare, di capire. I giornali, le televisioni hanno scoperto quasi all'improvviso un'Italia che era diversa da quella che viene di solito raccontata, un'Italia che aveva voglia di svegliarsi anche presto la domenica e raggiungere questa struttura straordinaria che è l'Auditorium Parco della Musica per ascoltare degli storici, per ascoltare persone cioè che lavorano nell'ombra, che lavorano nel silenzio e che finalmente invece hanno la possibilità anche di raccontare il frutto del loro lavoro. E partiremo dall'inizio del secolo, appunto, il 1900, andremo verso la Grande Guerra, l'8 settembre, il delitto Moro, fino al maxi processo del 1986, il maxi processo per mafia, e chiuderemo con Tangentopoli, che forse segna simbolicamente la fine di qualcosa, se non del secolo stesso. Senza indugiare troppo, dicevamo, questo inizio secolo, un inizio fatto di cappelli di paglia in testa che diventano presto cuffie chiodate, una belle époque che racconterà Gentile molto più oscura e misteriosa di quello che può sembrare dalle formule dei manuali. Catastrofe, mutamento, l'ambizione, i sogni, i desideri di questo passaggio del secolo. E noi che siamo all'inizio di un altro secolo, di un altro millennio, possiamo anche essere molto coinvolti da questo racconto. Emilio Gentile è uno storico di fama internazionale, l'abbiamo già presentato, quindi molti di voi sicuramente erano presenti. Insegna storia contemporanea all'Università di Roma La Sapienza, ha ricevuto nel 2003 un premio importantissimo dall'Università di Berna per i suoi studi sulle religioni della politica, ma è molto noto in Italia e all'estero anche per i suoi studi sulle origini del fascismo. Due libri importanti relativi anche al percorso che sarà fatto in questa mattinata sono Le origini dell'Italia contemporanea e La grande Italia, il mito della nazione nel XX secolo, entrambi pubblicati dalla Terza. Ha scritto un bellissimo ritratto di Renzo De Felice, che è stato uno dei suoi maestri, insomma, l'ha incontrato, l'ha raccontato in tante occasioni. E poi c'è un dato che lo vedrete, chi non lo conosce lo vedrà subito, la inarginata simpatia umana del personaggio, della persona, oltre che della serietà dello storico. Beh, dunque, quindi questo primo anno in cui, tanto per dire qualche curiosità prima di lasciare lo spazio alla lezione, pensate, 1900 la Dunlop produce il primo pneumatico, dopo qualche tempo arriverà il primo contatto radio transatlantico e dopo addirittura arriverà nel 1901 l'aspirapolvere, quindi vedete come inizia il secolo e anche nella vita domestica c'è qualche cambiamento. Allora adesso non c'è davvero più nient'altro da dire se non lasciare lo spazio a questa lezione e cominciare ad ascoltare. Signore e signori, buon anno. Non voglio fare la parodia del Totò augurandovi buon anno un mese e mezzo prima che inizi. Vi auguro buon anno perché siamo agli inizi del 1900, o per quelli più pignoli agli inizi del 1901, ma siamo in ogni caso agli inizi del XX secolo. Questa precisazione potrebbe sembrare ovvia se non ci fossero alcuni storici i quali sostengono che il Novecento è iniziato nel 1870.
E se non ci fossero altri storici che giustamente devono creare una dialettica di contrapposte interpretazioni, i quali sostengono che il secolo del Novecento è iniziato nel 1914. Ovviamente, se fosse vero che il secolo è iniziato nel 1870 o nel 1914, questa lezione non può continuare, alzatevi, fatevi restituire i soldi perché siamo o in ritardo o in anticipo. Il secolo si compone di 100 anni, questa è la classificazione convenzionale, così come è convenzionale il sistema metrico decimale. Non c'è un metro lungo e un metro breve, anche se io personalmente dico sempre che sono alto 1,61 m, gli altri però dicono no, tu sei basso 1,61 m. Ma a parte queste differenze di interpretazione su quali siano le dimensioni umane del metro, rimane il fatto che per convenzione il secolo, nella lingua dei paesi predominante religione cattolica, corrisponde a 100 anni, anche se il significato di secolo può essere epoca. E allora potremmo dire che un'epoca inizia prima o dopo l'inizio convenzionale del secolo. Ma in questo caso, se noi diciamo che il XX secolo inizia o nel 1870 o nel 1914, commettiamo uno di quei gravi delitti che noi storici spesso commettiamo, la prevaricazione dei posteri. A noi non interessa se i contemporanei di una fine secolo hanno celebrato come inizio del XX secolo l'anno in cui loro sono stati protagonisti di questo passaggio, perché è importante quando lo storico decide, quando inizia un secolo. E allora, non volendo essere in contrasto con chi usa questo concetto elastico di secolo, dal mio punto di vista, per essere sulla stessa scia di questi storici che decidono loro quando inizia il XX secolo, io sostengo che il XX secolo inizia nel 700 con la rivoluzione americana, tanto è vero che viviamo nel XXI secolo e lo stato egemone è l'America. Quindi abbiamo un lunghissimo bicentenario, due secoli di storia americana. Allora, o siamo in un lunghissimo 800, che però ha radici nel 700, o siamo in un lunghissimo 900 che è iniziato addirittura 200 anni prima del 1900. Per evitare di rimanere prigionieri di questa elasticità, diciamo che accettiamo il criterio convenzionale che il secolo inizi nel 900. Altrimenti accadrebbe come, non so se avete visto una di quelle scene che faceva la smorfia, la natività, quando arriva Gabriele: Annunciazione, Annunciazione, Marie, tu fai figlio di Salvatore. E la povera dice: ma no, questa è una casa onesta. Dice, e poi arriva alla fine e dice: abbiamo sbagliato casa. E io non vorrei che si dicesse: abbiamo sbagliato data. E via, tutti fuori. Non abbiamo sbagliato data, perché se uno dei doveri degli storici è non prevaricare gli esseri umani del passato e ascoltare innanzitutto la loro voce, io credo che mai in un'altra epoca di passaggio di secolo i contemporanei di un passaggio di secolo si sono così impegnati a riflettere sul passaggio del secolo e su cosa significava entrare nel nuovo secolo come coloro i quali hanno vissuto la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Per fare questo però è necessario, per poter seguirmi in questo tentativo di ascoltare piuttosto che di prevaricare con le nostre interpretazioni, dovete fare uno sforzo insieme a me di dimenticare di essere tutti nati nel Novecento. Credo, tutti. Qualcuno se è nato prima, congratulazioni, perché ha una longevità ammirevole e spero che si conservi più a lungo possibile venendo sempre a seguire queste lezioni di storia. Se c'è qualcuno che è nato dopo, beh, io sono contento che ci sia questo precocissimo interesse per la storia e spero che questo incontro non lo deluda precocemente, non voglia mai più sentire una conversazione di storia. Quindi siamo tutti nati nel Novecento.
E sappiamo tutti come si è concluso il Novecento, ammesso che si sia concluso. E questo ci dà la convinzione che noi sappiamo abbastanza del Novecento. Poi però molti si lamentano che a scuola il Novecento non esiste, né come secolo breve né come secolo lungo. Sembra che la storia umana si sia fermata nel Settecento o nell'Ottocento. Poi ixunt leones, poi c'è... La spiegazione è questa, ma visto che ci siete vissuti non avete bisogno di studiarlo, lo conoscete già. E il fatto di presumere di conoscerlo ci porta anche a questi difetti interpretativi, a queste prevaricazioni, perché è proprio la presunzione di sapere che cosa è stato il Novecento, di poter sapere e spiegare, ci porta a allargarlo o ad accorciarlo. Invece di fare un lavoro molto umile, che è quello che vorrei fare io oggi con voi, di far finta che noi non sappiamo. Non sappiamo che cosa è stato il Novecento. Noi siamo, e vi ripeto buon anno, anche se non mi avete risposto, buon anno lo stesso, siamo all'inizio del Novecento. Alle spalle abbiamo l'Ottocento, davanti a noi abbiamo l'inizio di un secolo di cui non sappiamo nulla. E non facciamo i furbetti che, siccome siamo nati dopo, cerchiamo di dire a quelli che vivevano nel Novecento che erano degli illusi quando celebravano il trionfo del progresso all'inizio del Novecento. Non hanno aspettato il 1914 per dire qui inizia un nuovo secolo che sarà il secolo del progresso. Avete visto nei filmati precedenti, credo poco noti, almeno alcuni, l'esposizione universale di Parigi dell'aprile 1900. Immagini piuttosto rare, anche perché furono le prime immagini girate appena 5 anni dopo l'invenzione della cinematografia e che danno una visione di quella che è questa grandissima esposizione. Le prime in Europa vengono fatte a Londra nel 1851 e poi si ripetono continuamente, Parigi ne ha fatta una poco tempo prima, nel 1889, che ha simbolo la Torre Eiffel. Scandalizzò allora, poi invece nella mostra del 1900 fa parte ormai della cornice della città, definisce la città. Era l'acciaio, era il ferro che venivano celebrati, queste esposizioni universali. Un'altra importantissima si era svolta a Chicago per celebrare il centenario della scoperta dell'America. Nell'89, ovviamente, Colombo ha scoperto un nuovo mondo, la rivoluzione francese ha iniziato un nuovo mondo, quindi la Francia celebra con grande sfarzo, con una grande esposizione e prende l'impegno di salutare l'inizio del XX secolo con un'altra esposizione ancora più grandiosa che avrebbe dovuto dare la testimonianza visibile dei grandi progressi che erano stati fatti nel corso dell'Ottocento. The Wonderful Century, il secolo meraviglioso, come si intitola un libro del biologo darwinista Wallace. Credo che il nome sia questo, però poi i controlli li farete molto più tardi. The Wonderful Century, si guarda indietro, l'umanità che ha raggiunto il 1899 fa un esame di quello che è stato il XIX secolo. È una formula che ricorre in tutti i commenti. Dovunque si parli di questo secolo, del XIX, che è l'unico che voi conoscete, voi non conoscete il Novecento, noi non siamo, che all'inizio del Novecento usa la formula senza precedenti nella storia umana. Nulla di quello che accade, che si scopre, che si cerca, che si conquista nel corso del XIX secolo aveva precedenti nella storia umana. Un poeta francese, Charles Péguy, dirà, proprio commentando la Esposizione Universale di Parigi, di cui avete visto qualche frammento, poi lo stesso periodo, nel luglio fu inaugurato il primo ramo della metropolitana di Parigi, 13 chilometri, poi ne hanno fatti tanti altri, sono giunti quasi a superare la metropolitana di Roma, però loro l'hanno fatto nel 1900, avevano meno mezzi di quanti ce ne sono ora, ne fecero appena 13 chilometri, con quelle bellissime stazioni in stile Liberty, floreale, Liberty, Art Nouveau, c'era questo senso di una primavera che stava accompagnando la fine di un secolo e l'inizio di un altro secolo. Ebbene, in quell'occasione Charles Péguy disse: in questi ultimi 30 anni abbiamo visto e vissuto prodigi tali che non hanno riscontro in nessun'altra epoca della storia umana fin dalla nascita di Cristo.
Ma se andiamo a guardare come si comportavano gli esseri umani anche prima, potremmo dire che le rivoluzioni economiche, politiche, sociali, tecnologiche, dei trasporti che si compiono nel corso del dell'Ottocento e soprattutto nella seconda parte, hanno cambiato radicalmente la storia dell'umanità come mai è accaduto in nessuna delle rivoluzioni precedenti. E questa consapevolezza c'è nei contemporanei, ecco perché la nuova divinità che viene esaltata nell'esposizione di Parigi, c'è un grande palazzo, il principale, che è il palazzo della elettricità. Avete visto la danzatrice americana Loy Fuller danzare con tutti questi veli che non erano bianchi, erano illuminati da luci colorate e formavano fiori. Quindi era tutto un omaggio floreale alla elettricità. E il ballo Excelsior che avete visto alla fine non è della fine dell'Ottocento, ma è del 1881, però ha una grande popolarità proprio nel momento in cui lo si può associare alla luce. L'elettricità, questa nuova energia misteriosa, sconosciuta, che però cambia completamente il senso della vita perché materialmente e simbolicamente rappresenta il trionfo della luce sulle tenebre, della scienza sull'ignoranza, del progresso sulla miseria. Questo è uno degli aspetti più importanti che viene celebrato con l'inizio del secolo e si ha la consapevolezza che è un inizio. Un inizio la cui caratteristica più appariscente, quella che tutti noi notiamo, noi che siamo contemporanei dell'Ottocento, della fine dell'Ottocento, perché se pensassimo da gente del Novecento non ci meraviglieremo più di niente, anche se da 4-5 anni c'è qualcuno che sta girando nello spazio per scoprire nuove, noi stiamo qui tranquillamente seduti a sentire una lezione di storia, non pensiamo che ci sono laboratori sulla Terra e nello spazio che stanno proseguendo questo entusiastico processo di ricerca del nuovo, di conquista del nuovo. Siamo diventati indifferenti. Ma se siamo, come dobbiamo essere, almeno per quest'ora, persone che vivono il passaggio del secolo, dobbiamo sentire l'entusiasmo, l'emozione, lo stupore, la vertigine di quello che hanno sentito i contemporanei quando hanno visto illuminarsi le loro strade. Io ricordo nel mio piccolo paese di provincia, Boiano, quando c'erano persone che raccontavano cos'è stato l'inizio del secolo, con i fuochi d'artificio, sì, con il suono delle campane, ma la cosa più bella è che si sono illuminate le strade con la luce elettrica. Solo per quel giorno, poi basta. Con la luce elettrica. Con la luce elettrica. E molti si domandavano in America, quando fu deciso di impiantare, sostituire il gas con la luce elettrica, molti dissero, no, teniamoci il gas che è sicuro, la luce elettrica, sono quelle cose alla moda, un paio d'anni e passeranno. E quindi è importante che noi sentiamo questo senso di emozione, così come lo sentivano coloro i quali, nel nome del progresso, e la simbologia di questo manifesto, che è il manifesto di un ballo sostanzialmente, però è di un ballo che ha al centro la luce. La luce e poi tutte le meraviglie del progresso tecnico che hanno reso il mondo piccolissimo, piccolissimo. Non c'è bisogno di arrivare agli storici del Novecento per sapere, come lo sapevano già, che col 1900 inizia il secolo mondiale. È un secolo mondiale dove il mondo è diventato più piccolo grazie ai trasporti, grazie al telegrafo, grazie al telefono. Tutto può essere ora ricevuto simultaneamente in pochissimo tempo. E se il viaggio, Jules Verne aveva immaginato il giro del mondo in 80 giorni, per celebrare l'inizio del nuovo secolo ci sono degli avventurieri che lo fanno in 61 giorni, in 51 giorni, e già pensano quando lo potranno fare in un giorno. Quindi c'è questo enorme entusiasmo del progresso che non è soltanto tecnologia, ma è il senso di una umanità che sta uscendo dalla barbarie, della miseria e dalla minaccia della morte. Il Presidente del Consiglio in carica che inaugura l'Esposizione Universale di Parigi dice: mentre che crescono all'infinito l'intensità e la potenza della vita, la stessa morte indietreggia davanti alla marcia vittoriosa dello spirito umano. Il male, afferrato alle sue origini, isolato, cede. Ed ecco che compare all'orizzonte l'epoca felice nella quale le epidemie che devastavano le città e decimavano i popoli non saranno più che dei ricordi spaventosi come le leggende del passato.
una popolazione che cresce rapidamente. L'Europa raddoppia la sua popolazione, da 180 milioni a circa 400 milioni. Provate a immaginare, voi che vivete nell'Ottocento, le città dove vivete che cominciano ad affollarsi, non è un fatto astratto, statistico, è un fatto materiale. Voi vedete che i vostri spazi si restringono, che le vostre città si allargano, si affollano, la folla. È in questo periodo, fine 800, inizio 900, che si comincia a parlare di questo nuovo protagonista della storia che è la folla. Poi si dirà in maniera un po' più precisa, più pesante, no? La massa. La folla sembra una cosa più... Ma si studia la psicologia della folla prima. Questo nuovo protagonista che fa nascere la convinzione che ormai il potere non è più dei sovrani, ma è del popolo, ma non un popolo astratto, un popolo materialmente presente attorno a noi. Le città con 100.000 abitanti si moltiplicano. Il fenomeno dell'urbanizzazione diventa l'espressione simbolica per tutti più evidente di che cosa è il radicale cambiamento di un'umanità che al 70-80% viveva ancora agli stessi livelli di caccia, pesca e agricoltura dell'uomo primitivo. E invece comincia a vivere in città, nelle città delle industrie, dei trasporti rapidi. Ed è un cambiamento radicale che fa sperare che si possa anche sconfiggere la morte. E questo senso di entusiasmo non si rivede nei manifesti con i quali anche in Italia si susseguono le esposizioni agli inizi del nostro secolo. Non so se le possiamo visitare, non abbiamo tempo. Accontentiamoci di vedere i manifesti, si fa l'esposizione di igiene. Se la popolazione italiana, europea e anche quella mondiale comincia a crescere in maniera vertiginosa, non è perché si prolifica di più, ma perché si muore di meno. Si muore di meno perché le scoperte scientifiche, la medicina, ma l'igiene diventano le nuove divinità che scacciano la morte, sconfiggono la morte. E queste vengono celebrate con questo stile che dà sempre il senso di una primavera della vita. E poi le altre grandi innovazioni che hanno cambiato il senso della vita e della percezione della vita alla fine del secolo che è appena finito, l'Ottocento. I trasporti. Questo è un manifesto, l'esposizione internazionale a Milano, l'inaugurazione del Sempione, la galleria più lunga del mondo. L'uomo vince la natura e attraverso il treno e poi la macchina a motore a scoppio, attraverso queste nuove forze motrici, può unificare di più il mondo. Ecco perché si crede agli inizi di questo secolo che il prossimo secolo, quello che è appena iniziato, il Novecento, sarà il secolo del progresso per l'unificazione dell'umanità, per la pace dell'umanità. Se ci guardiamo intorno, possiamo sperare anche noi. Proprio l'anno scorso, nel 1899, una delle caratteristiche del Novecento che accelera il tempo, per cui dire l'anno scorso, 1899, sembra già un secolo fa, ma l'anno scorso, nel 1899, si è riunita la prima conferenza dell'AIA per discutere sulla possibilità di una pace universale. E colui che ne ha preso l'iniziativa è il giovanissimo, è sul trono appena da 4 anni, Nicola II, zar di tutte le Russie, il quale, avendo letto i 6 volumi, forse ha letto un riassunto, ma insomma, i 6 volumi di un'opera monumentale scritta da un finanziere polacco che si chiamava Jan de Bloch, sulla guerra futura, 6 volumoni, a me è capitato di vederli in una biblioteca di uno stato maggiore che non nomino, ma non era italiano, e questi 6 volumi che analizzavano tutte le armi fino allora esistenti, e mettevano in rapporto la possibilità della guerra con le risorse economiche, con le conoscenze mediche e così via, arrivavano a dire, questo signor Ivan de Bloch, arrivava a dire che la guerra futura sarebbe stata di tali dimensioni e di tali orrori che non avrebbe avuto né vincitori e né vinti, perché sarebbe stata una guerra lunga, logorante, combattuta in trincee, con milioni di morti, senza che nessun risultato positivo si sarebbe avuto per l'umanità. E dunque, poiché questa guerra sarebbe stata così mostruosa,
la guerra non ci sarebbe stata, perché gente così stupida da scatenare questo mostro non ci potevano essere. Nicola II, terrorizzato da questa idea, decide di farsi promotore di una conferenza, di avviare un processo di pace. E non a caso colui il quale molto aveva contribuito ad innescare i nuovi meccanismi esplosivi di una guerra futura, come il signor l'industriale Nobel, decise pentito di istituire un premio per premiare il successo dell'Ottocento, aggiungendovi anche un premio per la pace. Un premio per la pace. E uno di quelli che presero questo premio per la pace fu, nel 1907, un italiano, Teodoro Moneta, probabilmente dimenticato da tutti i pacifisti, o del tutto sconosciuto a qualsiasi pacifista. C'è l'idea che tutto questo debba essere un processo senza ostacoli. E l'immagine che noi abbiamo generalmente, all'inizio di questo Novecento, del secolo che è appena iniziato, è che sia un secolo che attraverso l'arte, la scienza, le esposizioni, ci fa vivere in una nuova primavera alla quale non potrà che seguire l'estate, una rigogliosa estate, in cui tutti si abbracceranno, tutti si ameranno, non ci saranno più ingiustizie, non ci saranno più diseguaglianze sociali, il progresso della conoscenza risolverà tutte le miserie e l'intelligenza degli uomini razionali, come devono essere soprattutto coloro che guidano i popoli, impediranno a questo mostruoso armamentario che l'ingegno ha scoperto di mettersi in opera e di distruggere l'umanità. Mi guardo intorno, tutte teste coronate, re, regine e imperatori. Vivo in un'Europa monarchica, due repubbliche, la Repubblica Francese, guardata con sospetto, la Repubblica Svizzera, tutto fatto, la Repubblica di San Marino, ancora meno. Non so se ne ho dimenticata qualcuna, tutte le volte che vado a scuola mi bocciano in geografia perché non mi ricordo mai quali altre repubbliche ci sono. Repubblicano è solo il continente americano, al nord e al sud, perché dal 1888 mi pare che sarebbe andato anche l'ultimo imperatore dal Brasile. Però sono convinto che sono proprio queste monarchie, questi imperi, queste teste coronate che garantiscono la stabilità del mondo. In fondo, la regina Vittoria, che è al governo, al trono, dal 1836. Nel 1900 è la nonna di almeno tre imperatori. Se non altro dei due più discoli, di Guglielmo II e di Nicola II. I secondi in genere, come me, escono sempre un po' ribelli, un po' birichini. E quindi se si possono parlare fra di loro, si uniscono, vanno a casa della nonna, si mettono d'accordo e possono fare la pace. Se poi c'è qualche re che non accetta di seguire questo nuovo corso segnato dal progresso, dalla lotta alla miseria, dal superamento dei conflitti sociali e insiste in una politica che va contro il progresso, ci sono gli anarchici che mettono a posto le cose perché li fanno fuori. Cadono molte teste coronate e anche qualche presidente, come il presidente McKinley, ahimè, leggiamo sui giornali che oggi, 1901, è stato assassinato il presidente McKinley, il quale, nel momento in cui lanciava gli Stati Uniti, due anni fa, nel 1898, lanciava gli Stati Uniti alla conquista delle Filippine e al smantellamento dell'impero spagnolo, in America e nell'Oceano Pacifico, si mise in ginocchio e pregò Dio dicendo no, non lo so, lo devo fare, non devo fare questa impresa di guerra. Poi alla fine si alzò e disse Dio vuole che io faccia questa impresa di guerra per la civiltà e fece guerra alla Spagna per occupare le Filippine e liberare Cuba. Anche allora, come all'inizio dell'impero dello Stato americano, i presidenti quando volevano fare qualcosa dentro o fuori chiedevano l'aiuto di Dio e Dio glielo dava sempre. Sempre. Si stanno comportando come persone del Novecento. Perché applaudite? A cosa pensate? Al futuro? Un momento, ci arriveremo al futuro. Ci arriveremo al 2000. Noi siamo ancora nel 1901. 1901, ahimè, muore la regina Vittoria. Lei sì che ha fatto epoca.
Perché non dire che l'Ottocento è il secolo della regina Vittoria, l'imperatrice delle Indie, questo simbolo della fedeltà coniugale, della virtù, della moralità, della rispettabilità borghese. Tutta una nuova etica è venuta fuori con l'Ottocento e si è affermata rispetto a millenni di educazione fondata sulla discriminazione sociale dell'aristocrazia. È l'etica borghese che finalmente prevale. Ai libertini aristocratici la rispettabilità borghese, la nuova moralità, la nuova etica. Questa anche è una forza del secolo che l'Ottocento lascia al Novecento, tenendo saldi i pilastri della moralità, della rispettabilità, dell'amore per il lavoro, per il risparmio, per la famiglia. Il progresso non potrà che essere inevitabile. E va avanti questo senso, diffondendosi anche in un paese che da poco più di 40 anni, 30 anni se vogliamo considerare Roma capitale come la conclusione del processo di unificazione, è diventato uno Stato nazionale unificato, con tutte le sue miserie, con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi ritardi, ma che già aveva compiuto in questo periodo progressi enormi, tant'è vero che era corteggiato da tutte le altre potenze come una grande potenza, piccola piccola sì, ma è meglio tenersela a fianco come grande potenza che lasciarla cadere in mano ad altri. E però, siccome voglio saperne di più su questo secolo che sta morendo, e l'espressione non è casuale, e il nuovo secolo che sta nascendo, io leggo un po' di libri che sono usciti in questi ultimi 6 o 7 o 8 anni, perché è strano, è vero che il Novecento inizia nel 1900, però per le persone che vivono all'Ottocento c'era quasi l'impressione che fosse cominciato almeno 10 anni prima, perché sono almeno 15 anni nell'ultimo periodo dell'Ottocento che si scrivono libri sul XX secolo. Nel 1894 a Boston viene creato il 20th Century Club, il club del XX secolo. Una casa editrice americana pubblica la serie del XX secolo, 167 volumi. Nello stesso periodo, per fare concorrenza, gli americani cercano sempre di farsi concorrenza, è libero mercato, un'altra casa editrice pubblica la 20th Century Library, la biblioteca del XX secolo, 67 volumi. Più modesta, anche perché forse il materiale non forniva possibilità di fare centinaia di volumi, ci sono i 20th Century Textbooks, testi manuali del XX secolo, ma sono dedicati alla medicina, medicina pratica. Medicina pratica. Il secolo che si chiude con l'Ottocento sembra ossessionato dall'idea di anticipare almeno di un decennio la nascita del XX secolo, perché ne vogliono essere parte e protagonisti, vogliono in tutti i modi mettere una loro impronta su questo secolo. Eppure non tutti però condividono questa immagine solare, floreale, di questi corpi nudi danzanti, sono nei manifesti però. E cominciano a domandarsi, ma il secolo muore? Ma cosa vuol dire? Guardiamoci indietro, enormi prodigi, ma cosa vuol dire? Il secolo XIX è il secolo che ha imparato a studiare la storia e ha inventato anche il concetto di preistoria. È il primo secolo della storia che studia le storie delle civiltà. E cosa trova di queste civiltà? Ruderi. Civiltà sepolte, conquista il mondo, l'Europa, e scopre civiltà sepolte. Poi cerca di disseppellirle, ma civiltà sepolte, dunque le civiltà muoiono. E alcuni si domandano, alla fine di questo secolo, forse questo enorme progresso che abbiamo compiuto, questo enorme successo, questa enorme espansione dell'Europa, perché nell'Ottocento e alla fine dell'Ottocento e all'inizio di questo Novecento, l'Europa è ancora il centro del mondo. L'Europa è la civiltà. Gli europei, cioè quelli che vivono in Europa, o gli europei, di come potremmo chiamarli, cioè quelli che discendono dagli europei, dominano il mondo, lo controllano, lo formano, lo trasformano, lo distruggono in nome della civiltà, lo cambiano in nome della civiltà. L'Europa è il centro del mondo, che ha questa fede del progresso, ma c'è anche l'altro lato, il lato più oscuro, la paura che questo progresso non sia altro che la rigogliosa manifestazione di un fiore che sta per morire. Si fanno spesso i confronti
nella letteratura di questa fine secolo, con quelle piante come l'agave, che emette un solo fiore e poi muore. Forse questo è il destino delle civiltà. E allora, a queste immagini così esuberanti di primaverile bellezza e freschezza, c'è tutto un altro mondo che riflette, e non sono personaggi marginali, sono fra i maggiori sociologi, fra i più fortunati scrittori di saggi sul significato del secolo, e basti pensare che, per guardare a quest'altro lato, al lato oscuro di questo inizio del secolo, che uno dei testi più letti e più venduti alla fine dell'Ottocento e all'inizio di questo nostro secolo ha per titolo Degenerazione. E ne è autore un medico, che poi diventerà celebre anche perché è uno dei fondatori del movimento sionista, Max Nordau, tradotto in moltissime lingue, celebrato come una delle diagnosi più spietate di quella che è la natura di questo progresso immenso, appariscente, straordinario, ma che in fondo porta già i segni della degenerazione. E questo titolo entra, come entra in circolazione in questa fine secolo un altro termine, che è proprio fin de siècle, la fine del secolo. Tra il 1885 e all'inizio del Novecento si sono scritti drammi, commedie, libri. La frase fine del secolo è diventata sinonimo di un'incombente catastrofe che non può che non colpire una società che ha raggiunto i limiti della sua espansione. Un sociologo che nei nostri giorni è famosissimo, lo conoscete tutti, forse qualcuno si è fatto anche visitare il profilo per vedere se aveva una tendenza alla genialità delinquente o alla banalità borghese, Cesare Lombroso, commenta l'inizio di questo secolo scrivendo: «Noi abbiamo assistito veramente in quest'ultimo ventennio a un'era di politica assolutamente barbara e più triste anche a dirsi, la barbarie e la violenza partirono dai popoli più civili. Noi vediamo scatenarsi la violenza bestiale della guerra da un punto all'altro del globo, nell'Africa, nelle Filippine, nella Cina e da parte di paesi e di popoli che si credono civili». È un articolo di Cesare Lombroso che è uscito nel febbraio scorso, 1901. E si fanno anche delle profezie su quello che sarà il futuro dell'Europa. E un direttore di una celebre antologia di riviste, The Review of Reviews, inglese, W.T. Stead, il nome è quello, c'è, scrive un saggio che viene molto discusso sulle riviste francesi, tedesche, e se ne parla anche in Italia, che si è dedicato ad analizzare l'americanizzazione del globo. Viene pubblicato nel 1902 e fra le altre cose si dice che l'americanizzazione del vecchio mondo non è questione di tempo. E alcuni illustri intellettuali dell'epoca sostengono che non c'è altro rimedio che creare una coalizione europea contro l'America per poter salvare l'Europa dall'americanizzazione e il globo dalla americanizzazione. E c'è un certo scrittore austriaco che studia matematica, ingegneria e si chiama Roberto Musil, il quale nel suo diario annota quanto segue: l'uomo moderno rappresenta biologicamente una contraddizione di valori, ha il piede in due staffe, dice nello stesso tempo sì e no. Noi tutti portiamo incarnati a nostra insaputa e a nostro malgrado valori, parole, formule morali di origine antitetica, siamo dal punto di vista fisiologico falsi. E c'è un altro giovane che pare faccia l'emigrante in Svizzera, si chiama Benito Mussolini, anzi veramente lui si firma Mussolini Benito, che ha 20 anni, Mussolini ne ha appena 22, il quale scrive: l'anima collettiva non è ancora interamente formata e si dibatte fra il vecchio e il nuovo, fra gli ideali moderni e le credenze antiche. Cosa hanno in comune questi due giovanotti dall'inizio del secolo, e tutti e due nel 2 scrivono, 1902, hanno in comune che sono discepoli
di Nietzsche, il filosofo che da 10 anni, dopo aver abbracciato un cavallo in piazza San Carlo Alberto a Torino e avere scritto biglietti in cui diceva «io sono Dioniso», viene forse sospettato di essere pazzo e amorosamente la mamma e la sorella lo prendono e lo portano con sé. La mamma muore, anche le mamme muoiono, la sorella ahimè sopravvive per manipolare l'archivio di questo celebre fratello, ormai accecato, ammutolito, meglio, ammutolito perché ha gli occhi sgranati anche da pazzo, ammutolito dalla follia, per farne il precursore di un nazionalismo antisemita. Ma in realtà c'è una cosa più importante, simbolicamente, che questo filosofo muore il 25 agosto 1900. È come se le verità che aveva scoperte sull'uomo moderno gli avessero bruciato il cervello e simbolicamente chiude la sua esistenza nel mutismo totale il 25 agosto 1900. Lo stesso anno in cui un certo medico di Vienna, che si chiama Sigmund Freud, pubblica un libro che si intitola L'interpretazione dei sogni. In realtà il libro viene stampato nel dicembre del 1899, ma si vede che l'editore, per essere subito alla moda, ci ha messo sopra 1900. Libro sfortunatissimo, mi pare che per vendere 800 copie impiegarono 7-8 anni. Ma è curioso perché questo signor Freud, questo dottor Freud, diceva qualcosa che era molto simile a quello che da anni andava scrivendo l'ammutolito, folle filosofo Nietzsche. Che questo uomo razionale che l'Occidente ha prodotto attraverso l'Ottocento e che si vede padrone del mondo e di se stesso, in realtà è una piccola creatura che crede di dormire tranquilla, coesistendo entro se stesso, con una bestia che ne fa quello che vuole, come vuole e quando vuole. E che questa famosa razionalità della quale tanto si vanta l'Ottocento come la grande conquista dell'uomo moderno non è altro che una pellicola sottilissima su un vulcano in continua eruzione. Allora nessuno si fece caso e nessuno comprò. Ma c'era un elemento comune. Nietzsche aveva scritto qualcosa che spiega il modo di vivere questa fine del secolo e inizi del secolo come un'età profondamente ambigua. Aveva scritto: la disgregazione e quindi l'incertezza è propria di quest'epoca. Nulla poggia su una solida base e su una fede dura. Si vive per domani, perché il post domani è dubbio. Tutto è sdrucciolevole e pericoloso sul nostro cammino e il ghiaccio che ancora ci sostiene è diventato così sottile e noi tutti sentiamo il caldo soffio del vento del disgelo. Qui dove ancora noi camminiamo, fra poco più nessuno potrà camminare. E sulla base di queste riflessioni su questo mondo moderno, si comincia ad usare vita moderna, non si usa spesso modernità, ma si dice civiltà moderna, uomo moderno, mondo moderno, è sicuramente un mondo rigoglioso e potente, ma è potente anche nelle forze negative che sta generando. E non sono profeti questi sociologi italiani, come Guglielmo Ferrero, che l'anno scorso, o 2 anni fa, insomma nel 1898, hanno scritto: è facile capire che la civiltà moderna si avvicina attraverso le incertezze della nostra età al momento di uno sforzo terribile e che sarà per l'avvenire nostro di molti secoli decisivo. Si avvicina insomma uno di quei momenti della storia che potremmo chiamare di ebollizione, nei quali, come l'acqua posta sopra la fiamma, la massa degli esseri umani, prima appena agitata da un tremolio impercettibile, si rimescola a un tratto da capo a fondo. Chi può dire quanto dolore, quante vite umane precocemente spente costerà alle nazioni civili questa crisi terribile? Quanti uomini dovranno soffrire sofferenze infinite e anche morire violentemente o lentamente nelle imprese di emigrazione, nelle guerre, nelle rivoluzioni, nelle carceri, nello sforzo sovrumano del pensiero teso convulsamente alla lotta,
nel cozzo di passioni diventate frenetiche. Uno scrittore di fantascienza, di fantapolitica, che in questi anni è celeberrimo, Wells, che ha scritto La guerra dei mondi, dimostrando come Marte non sia altro che il nostro futuro, perché è un pianeta che si va desertificando e ha bisogno di invadere questo bellissimo pianeta tutto colorato per succhiare il sangue, letteralmente. Avete visto il film La guerra dei mondi, perché i libri non legge più nessuno, ma i film aiutano a capire il contenuto dei libri. Ebbene, Wells scrive nel 1901: la fine della democrazia sarà inevitabile, l'inevitabile risultato delle nuove forze sociali, industriali ed educative, le quali sono ora in azione. La democrazia perirà nella guerra, che è il suo inevitabile corollario. E un nostro sociologo che, come spesso accade, non trovando fondi per la ricerca né libertà accademica, è costretto ad andare a insegnare in Svizzera, a Losanna. Leggete spesso i suoi articoli su alcuni giornali non conformisti, che si chiama Vilfredo Pareto, ha scritto proprio di questi giorni che la società europea cammina a precipizio verso un reggimento di demagogia autoritaria. Questa è la situazione in cui stiamo vivendo tra la fine dell'Ottocento e agli inizi del secolo. Ma noi siamo in Italia. E l'Italia è il paese in cui tutto ciò che noi abbiamo visto diagnosticato per l'Europa e per la civiltà occidentale è presente. È presente per due ragioni. Non solo perché avanza con il progresso. Qui abbiamo la sintesi, mostra del ciclo e dell'automobile, biciclette e automobili, sono la liberazione dell'uomo e anche della donna. Perché grazie alle società ciclistiche di donne il femminismo fa più strada. Certo, se andava in macchina ne faceva di più, ma in bicicletta comunque ne fa tanta. Per cui questa Italia che partecipa interamente a questa euforia della nuova primaverile nascita del XX secolo vive contemporaneamente tutto il lato oscuro. Non solo perché alcuni di quelli che sanno diagnosticarlo sono scienziati italiani, ma la sua politica vive questi aspetti di incertezza. Hanno appena assassinato Sua Maestà il re Umberto I, 29 luglio 1900. Perché lo hanno assassinato? In fondo era il re buono, si vede che la bontà non paga. Era il re buono, ma non tanto buono da non conferire una medaglia al valore, a un generale al quale è stato ordinato di far fuoco sulla folla che protestava per la fame, facendo centinaia di morti, e questo è successo pochi anni fa, nel 1898. Ma questo eccidio di folla inerme era la conseguenza di quasi un decennio di vita italiana, di scandali, di corruzione, scandali della Banca Romana che hanno coinvolto due presidenti del Consiglio, Giovanni Giolitti e Francesco Crispi, avventure coloniali che erano finite disastrosamente. Nel 1896 l'esercito etiope fa strage dell'esercito italiano e il fautore dell'impresa, il presidente Crispi, è costretto finalmente a lasciare il potere. Ma nonostante tutto, negli ultimi due o tre anni di questo secolo che è appena finito, in Italia si cerca di attuare un progetto di restaurazione autoritaria che tolga al Parlamento il suo potere e lo restituisca al re. Umberto I, che aveva sostenuto questo tipo di politica, paga anche per questo. Questo nuovo re ha appena 31 anni, era in mare, in crociera, quando apprende la notizia della morte del padre. Attraversa in treno tutta l'Italia, dal sud al nord, per raggiungerlo a Monza. È piuttosto scettico, è piuttosto freddo, è stato educato rigidamente. Il fatto di essere alto come me, non basso come me, gli ha creato un certo complesso, e poi non sembrava essere attratto dalla vita di corte, dal fasto, neanche dal potere della corte. Aveva un forte senso della regalità, e lo dimostrerà, ma non, insomma, avrebbe preferito non fare il re. Eppure l'assassino del padre lo costringe ad assumere questo dovere. Però gode di una buona fama. È considerato dalla stampa italiana e internazionale un re
di sinistra, un re liberale, un re democratico. Infatti chiude un po' di regge, si compra Villada che è un po' più borghese, chiude tutti i fasti delle scuderie paterne, deve fare un ballo a corte 2 anni dopo il lutto, nel 1903, poi balli a corte non se ne fanno più, forse perché lui aveva imbarazzo della sua statura o forse perché aveva imbarazzo della moglie che aveva scelto lui liberamente andandosela a prendere nelle montagne del Montenegro, la regina Montanara, e che grazie alla montagna si era sviluppata più di lui. È un re che non ama i fasti del potere come il padre, forse perché ha paura che a furia di esibire la corona poi qualcuno te la fa fuori. E che certo non avrebbe detto a Guglielmo II, come gli aveva detto Umberto I, quando Guglielmo II, incontrando Umberto I, disse: ma lo sai che hanno attentato alla mia vita? E lui dice: sono gli incidenti del mestiere. E infatti a lui gli è capitato. Vittorio Emanuele non voleva correre, probabilmente, questi incidenti. E si trova, tuttavia, a governare il paese dopo uno dei periodi più turbolenti, più tempestosi, più gravi della storia dell'Italia unita. Un'enorme responsabilità. Hanno ucciso mio padre, quale migliore argomento? È stato un anarchico, quale migliore responsabile per scatenare la reazione, come era auspicata da tanti membri della corte e della classe dirigente. Eppure il re non segue la via reazionaria. Acconsente che ci sia un nuovo corso politico. Però, essendo come capita a quelli del secolo XXI, cioè noi sappiamo che gli italiani del Novecento sapranno poco della storia del Novecento, come noi dell'Ottocento sappiamo poco della storia dell'Ottocento. Quindi, per sapere cosa accadrà in Italia a questo inizio del secolo e dopo la morte, l'assassinio di Umberto I, cerchiamo di leggere qualche cosa. Non fidiamoci dei libri italiani, perché sono o panegirici o geremiadi. Tutto va male, tutto finito. Oppure, ah, tutto bene. Ammazzano un re, se ne fa un altro e così via. No, prendiamo un libro che è appena uscito, fresco di stampa, non è ancora stato sfogliato. Si intitola Bolton King e Thomas Hockey, sono gli autori, non il titolo. L'Italia di oggi. È pubblicato da una casa editrice che da un anno pubblica, ha iniziato le pubblicazioni. Gius la Terza e figli, tipografi, editori, librai. Credo che sia uno dei primi libri che hanno pubblicato, 2001, è appena nata questa casa editrice, questa non era un'interruzione pubblicitaria, spero che l'abbiate capito, no? E leggo l'avvertenza che è di un giovane studioso che noi conosciamo abbastanza bene perché ha già un nome affermato, ha poco più di 35-36 anni, si chiama Benedetto Croce. È un napoletano che ha scritto di letteratura, di storia, di teatri, di garçonnière, è un genio con un capoccione che non finisce mai e scrive di tutto. E ha consigliato a questo, il bravo editore La Terza, scrive nella prefazione: mi si rivolse per suggerimenti e consigli su opere da pubblicare. Io non esitai a proporgli in prima linea questa che il lettore ha innanzi. Ed è un libro che questo signor Croce, non possiamo chiamarlo dottore perché non aveva il titolo di dottore, era un autodidatta in larga parte, apprezza molto questo libro perché, proprio perché viene in un periodo così tumultuoso e tempestoso e grave per la nostra vita nazionale, lo ritiene un libro scritto da una voce sobria e virile, che presenta cose e non frasi e sembra allontanare così il vuoto contentarsi come lo scontento e lo scoraggiamento inconcludente. Mi accingo subito a leggere questo libro per capire cosa accadrà in Italia con l'assassinio del re e con il nuovo re e con tutti i guai che ci siamo tirati dietro dall'ultimo periodo dell'Ottocento. Il primo capitolo, la politica e gli uomini politici. Uno dei primi fatti che fermano l'osservatore della vita italiana è la confusione e la decadenza dei vecchi partiti politici. Volete rispettare la regola che noi non siamo nel Novecento né nel 2000? Perché ridete? Se fossi un attore abile, ne avrei già cancellato l'idea che loro erano del 2000.
perché gli attori si hanno distratti. Uno quando va al cinema mica pensa, oddio, mo devo lasciare il gas acceso, no? Devo pagare le tasse. Si lascia attrarre dalla storia del film e vive nell'epoca del film. Fate questo sforzo anche voi, se no non posso continuare a leggere se voi commentate ridendo, questa che è una cosa molto seria. L'azione loro, l'azione dei partiti, sembra poco meglio di una interessata lotta per raggiungere cariche pubbliche e di una cieca resistenza a forze che non sanno comprendere e assimilare e che pertanto temono. Tutto ciò era molto differente una generazione addietro. La politica italiana si è annebbiata. Niente lo mostra in modo più penoso della differenza che corre fra la destra e la sinistra di oggi rispetto agli uomini politici che governarono l'Italia nuova nei suoi primi tempi. Ho letto, ho continuato a leggere e ho capito però che questi signori non ci stanno facendo una sorta di nuova Geremiade, perché dopo aver descritto spietatamente tutti i mali di cui soffre questa nazione, tuttavia scrivono: del presente re Vittorio Emanuele III è troppo presto per dir molto, ma quel poco che è conosciuto torna in gran parte a suo favore. Egli è stato accuratamente, anche troppo accuratamente, educato e un tempo soffrì del troppo studiare. Ma se si mette contro il progresso e se parteggia per la reazione, per le gravose spese militari, per una politica estera di avventura, allora è condannato e forse in un avvenire non lontano. Il re Vittorio Emanuele III, a 31 anni, decide di non correre avventure reazionarie e coraggiosamente decide che la politica perseguita nell'ultimo decennio, impersonata da questa grande figura della politica liberale italiana, Sidney Sonnino, che basta guardarle una soggezione, uomo severissimo, austero. Pensate che si costruisce una bellissima villa sul mare, sulla costa tirrenica, e lo chiama il Romito. Si mette lì tutto solo con la finestra sul mare. Austerissimo studioso che sa organizzare teoricamente dei grandi progetti di riforma. Tutti gli riconoscono la capacità di saper creare le basi fondamentali per una politica di governo che può essere reazionaria o autoritaria, come aveva tentato alla fine dell'Ottocento, ma invece proprio l'anno scorso ha scritto un titolo, dopo la morte del re, lui fa solo lunghi saggi, non fa articoli di giornale, lunghi saggi, intitolato Quid Agendum, che facciamo? E lui dice che bisogna fare una politica di riforme, riforma tributaria, riforma del mezzogiorno, e organizza un piano enorme di riforme, alle quali, a questo piano, risponde invece con un articolo sulla stampa, ma brevissimo. In proporzione forse erano state 100.000 parole contro 10, un altro esponente della politica italiana, più giovane, del 1842 questo signore, si chiama Giovanni Giolitti, è stato già come presidente del Consiglio dal 92 al 93, ma se n'era andato, ahimè, con lo scandalo della Banca Romana, che l'aveva fatto andare anche a Berlino, sospettato di avere qualche imbrogliuccio da nascondere. Fu assolto da tutto, aspettò il suo tempo, non ebbe fretta, e quando tutto finì, Giolitti tornò al governo nel 1901, grazie al coraggio del re, di non vendicarsi della morte del padre con una politica reazionaria, ma di dare corso ad una nuova politica liberale, come fu chiamata. E a farne i principali interpreti furono il presidente del Consiglio Zanardelli nel 1901, con Giolitti come ministro dell'Interno, ma poi dal 1903, questo austero signore, anche lui austero, alto, molto alto, solo per questo imponeva una certa Montanaro, camminava moltissimo, e quando aveva 80 anni diceva: eccellenza, come ha fatto ad arrivare a 80 anni? Camminando 10 chilometri al giorno. E lui, che qui ha un viso molto più imperiale che democratico, Giovanni Giolitti usava andare sempre a piedi, quasi sempre a piedi, dalla sua abitazione a Roma, in via Cavour 71, a Palazzo Braschi, che era la sede del suo ufficio. Forse per questo, e anche perché i deputati fino al 12 non prendono l'indennità, il bilancio italiano fu in pareggio fino al 1907. Era molto rigoroso nel maneggiare il denaro
pubblico, salvo per alcune operazioni che potevano essergli utili per realizzare la sua politica. Giolitti, possiamo fare un po' una cavalcata, un po' più avanti, sempre come uomini del primo Novecento, rimane al potere quasi ininterrottamente, salvo brevissimi intervalli, dal 1903 al 1914, cioè il più lungo e più stabile periodo di governo sotto un solo uomo nella storia della democrazia parlamentare italiana, salvo ovviamente, ma quella non era democrazia parlamentare, il periodo fascista. È il dominatore della politica e della scena italiana, per cui è importante capire qual era la sua politica, le sue idee politiche, perché molti lo accusarono nel 1892 quando diventò per la prima volta Presidente del Consiglio, lo accusano oggi, 1903, 4, 5, lo accuseranno anche negli anni che verranno, di essere un uomo ignorante, incolto e che sostanzialmente aveva soltanto voglia di potere ma senza idee per fare qualcosa di bene per il Paese. Nel 1896 Giolitti, che non ha scritto mai trattati politici, l'unico trattato che noi conosciamo è una brevissima tesi di laurea in giurisprudenza che si era presa credo all'età di 16 o 17 anni, dopodiché non ha scritto mai libri tranne le memorie, che poi gli ha scritto un altro, ma le ha scritte con uno stile molto giolittiano. Per il resto tutto ciò che lui ha scritto sono i suoi discorsi parlamentari e extraparlamentari e alcune lettere ai propri familiari. E proprio alla figlia, nel 1896, una lucida, poi parlava in modo molto chiaro, scriveva in modo molto chiaro e presumo che di conseguenza doveva avere idee molto chiare. Mettiti in capo questo, figlia mia, che gli uomini sono quelli che sono in tutti i tempi e in tutti i luoghi, con i loro vizi, i loro difetti, le loro passioni, le loro debolezze. E il governo deve mirare a correggere, a migliorare, ma anch'esso è composto di uomini. E l'uomo perfetto non esiste. Un governo è il portatore di secoli di storia e la peggiore di tutte le costituzioni sarebbe quella che venisse studiata in base a principi astratti e non fosse adattata in tutto e per tutto alle condizioni del paese. Il sarto che ha da vestire un gobbo, se non tiene conto della gobba, non riesce. Io non sono conservatore, tutt'altro. Vedo troppo chiaro quanto vi è di brutto e di spregevole nell'andamento attuale della politica italiana, ma non voglio aiutare chi ci porterebbe a cose peggiori. Purtroppo non vi è una scelta fra il bene e il male, ma fra mali diversi. E questo è il lato triste della politica. E ricorda che per dare un giudizio bisogna considerare le cose come sono, non come dovrebbero essere. Questa è la filosofia politica di questo uomo che dominerà la politica italiana per oltre 10 anni e che non fa assolutamente sfoggio né di retorica né di cultura. Quando viene accusato di fare una politica empirica, lui risponde: certo, è proprio una politica empirica se per empirismo si intende tener conto dei fatti, tener conto delle condizioni reali del paese e delle popolazioni in mezzo alle quali si vive. Il sistema sperimentale, che consiste nel tener conto dei fatti e procedere a misura che si può, senza grave pericolo, è il più sicuro ed anzi il solo possibile. E lui è anche un convinto liberale, il quale per rafforzare la monarchia, per difendere le istituzioni, sostiene apertamente e pubblicamente che lo Stato non deve parteggiare nei conflitti per il lavoro, che non si può reprimere quello che lui chiama il quarto Stato che avanza e che fa parte della nazione. E una delle sue prime iniziative, quella che creerà più scalpore e più proteste da parte della classe dirigente più conservatrice e reazionaria, è il fatto di non far più intervenire la forza pubblica nei conflitti di lavoro, ma solo quando era minacciato l'ordine pubblico. Un senatore di Mantova gli dice: Presidente, onorevole, l'altro giorno ho dovuto spingere l'aratro tutta la settimana. E Giolitti secco: ha fatto bene, senatore, arriva bene, così si renderà conto delle condizioni in cui vivono i suoi contadini e aumenterà le loro paghe. Questo era Giolitti. Ed è convinto che una monarchia nata dai plebisciti non può non governare che con i plebisciti. E questa sarà la sua direttiva politica per tutto il periodo che lo vedrà dominatore della politica italiana. Ed è un periodo in cui noi assistiamo, lo vediamo giorno per giorno, al progresso della società italiana, al cambiamento. Non nascondiamoci mali, basta leggersi il libro di L'Italia d'oggi, che ebbe una nuova edizione anche nel 1910, per vedere come
La cultura non nascondeva questi mali, ma la società cambia. C'è la borghesia, c'è l'aristocrazia, però anche il costume, le gonne si assottigliano, manifestano di più le bellezze del corpo che non i grandi vestiti. I ragazzi tirano avanti il girello, ma è una società che sembra, tutto sommato, muoversi gioiosamente. Poi c'è chi protesta, ma grazie alla politica di Giolitti il Partito Socialista, che era stato represso e imprigionato da Crispi e dai suoi successori, può liberamente riprendere la sua azione di lotta, di organizzazione. In questo periodo c'è una esplosione di scioperi nelle campagne, ci sono ancora quelli che i socialisti chiamano eccidi proletari, cioè la forza pubblica per difendere l'ordine interviene e a volte uccide, ma non è più una sistematica repressione delle agitazioni contadine che accompagnano fra l'altro anche una politica di legislazione sociale a favore dei lavoratori, dalle donne ai bambini, all'orario di lavoro, alle condizioni di lavoro. È una società che sta cambiando e che da tutti gli indici di cui noi possiamo disporre migliora. Diminuisce l'analfabetismo, migliorano le condizioni delle donne e dei bambini che lavorano, cominciano a organizzarsi, non c'è solo il Partito Socialista, nel 1906 sappiamo che nasce la Confederazione Generale del Lavoro e contemporaneamente nasce la Confederazione degli Industriali, ma la società moderna italiana va seguendo quello che è il corso di tutta l'Europa. Possiamo dire che questo è il principio di secolo più europeo dell'Italia, laddove tutto ciò che accade in Italia trova corrispondenza in altri paesi e nella stessa direzione. E così l'Italia può celebrare nel 1911 i suoi primi 50 anni di unità all'insegna, cosiddetto giubileo della patria. Vengono organizzate 3 grandi esposizioni a Torino, a Firenze e a Roma soprattutto, per non offendere nessuna delle 3 capitali del Regno d'Italia dal 1860 in poi, dove ovviamente predomina questa esaltazione simbolica del progresso, della luce, della giovinezza. Uno potrebbe sospettare che quello sia l'inizio di un fascio, ma state ragionando già da uomini del Novecento, tardo Novecento. E a Roma, il 4 giugno, viene inaugurato l'altare della patria. È un po' un trucco dell'Italia liberale di inaugurare opere incompiute. Mancano ancora le quadrighe, la statua di Roma è di cartapesta, il progetto è ancora in discussione. Se sbaglio, qualcuno che si è molto occupato di questi temi ha il diritto di correggermi subito, anche di togliermi il microfono. È lo spaccato della società borghese, che tutti vestivano alla marinara. Il monumento a Vittorio Emanuele è ancora coperto, verrà scoperto per l'inaugurazione. È l'Italia che celebra il suo giubileo, i suoi 50 anni di unità, e la stampa straniera, persino la stampa anglosassone, e compresa quella austriaca, celebrano i progressi che sono stati compiuti da questo paese che ha soltanto 50 anni di vita e già si è collocato comunque fra le grandi potenze. La collocazione dell'Italia nel 1911 è quella di essere parte importante del concerto delle grandi potenze europee. È alleata con l'Austria, è alleata con la Germania, ma filtra, a volte segretamente, a volte apertamente, anche con l'altro schieramento alleato, con la Francia, con l'Inghilterra, con la Russia. È rispettata, è coccolata, ed è soprattutto considerato un paese, come dice un francese Le Monon commentando i progressi dell'Italia, un paese a cui l'avvenire riserva grandi cose. La guerra di Libia rappresenta la prima guerra che l'Italia vince da quando si è unita. Tutte le altre le aveva perse o le aveva vinte con la collaborazione degli altri. È una guerra coloniale contro un grande impero, l'impero turco, condotta da un uomo che aveva combattuto fin dall'ingresso in politica, Giovanni Giolitti, contro la politica imperialista, dicendo che ci sono soltanto 2 tipi di politica, la politica imperialista e la politica democratica. La politica imperialista richiede enormi quantità di denaro e sacrificio della libertà. La politica democratica consente di avere del denaro, di progredire nel commercio, nell'economia, ma conservando la libertà. Eppure Giolitti è l'unico che riesce e decide a condurre una campagna coloniale in modo vittorioso, o perlomeno
quando l'Italia non è riuscita ancora a conquistare nemmeno tutto il litorale della Tripolitania e della Cirenaica, Giolitti rapidamente fa proclamare dal Parlamento l'annessione della Libia all'Italia. Proteste delle grandi potenze, fatto compiuto. E infatti poi ci vorrà tempo per conquistare effettivamente la Libia. Ma è un fatto importante. Dopo 10 anni di progresso, le statistiche del 1911, del cinquantenario, ci mostrano che l'Italia ha fatto progressi in ogni campo, sintetizzabili in una sola cifra. Il reddito nazionale è aumentato del 50% dal 95 al 1911, e questo dà il segno di quanto importante sia stato il progresso di quella che si chiama già allora la rivoluzione industriale italiana. Tutta politica interna, ma c'è anche la politica estera. Questa piccola Italia, che però è nata col complesso della grande potenza, finalmente può completare la sua aspirazione ad essere grande potenza, diventando anche una grande potenza coloniale. Giolitti però vuole subito avvertire, e lo dice in un discorso che fu molto commentato, che la politica estera dell'Italia non può essere dettata dalle emozioni, che la decisione di conquistare la Libia fu una fatalità storica alla quale l'Italia non poteva sottrarsi, ma che non c'è, non ci deve essere influenza e commistione fra politica estera e politica interna. E agli studenti nazionalisti che sotto il balcone del suo albergo, dove alloggiava frequentemente quando andava a Torino, che applaudivano a questo uomo che sembrava assolutamente privo di qualsiasi sentimento, privo di qualsiasi idealità, che era stato infamato e in tutti i possibili modi perché non sapeva citare grandi autori, e una sola volta che citò un verso di Dante suscitò l'ilarità di tutta la Camera, aveva compiuto un'impresa coloniale alla quale sognavano coloro che sognavano una grande Italia. Ebbene, Giolitti disse: bravi, grazie, adesso fate una cosa seria, tornate a studiare nelle vostre scuole. Questo era il personaggio Giolitti, che però riesce a completare quella che era un'aspirazione della grandezza italiana con la conquista della Libia. L'Italia è una grande potenza, la sua economia marcia, i suoi soldati marciano, alla stabilità governativa più lunga di qualsiasi periodo. Nei 22 anni di regno di Umberto I, pensate che ci furono 21 governi, Giolitti sta governando dal 1903, poi ogni tanto quando fa una nuova elezione, siccome la Camera è nuova, è un po', deve essere ancora addomesticata, lui se ne va per un po', ci manda qualcuno dei suoi luogotenenti oppure ci manda quel povero Sonnino che vuole fare qualcosa di totalmente contrario a quello che ha fatto Giolitti, però non è capace a governare una Camera. E un amico, un luogotenente di Giolitti, Fortis, che sarà ministro, presidente del Consiglio per un breve periodo, durante uno dei governi, e poi quelli di Sonnino furono due, sempre governi di 100 giorni, non riuscivano a durare di più. Perché? Perché bisognava manovrare l'assemblea. E Sonnino, capacissimo di addottrinare una classe accademica, non era capace di addomesticare una classe politica. Per cui in una lettera, mentre Giolitti diceva tenetelo ancora un po', governo Sonnino, così poi arrivo io, Forte diceva tutto si può fare, ma non far diventare furbo Sonnino. E quindi Giolitti ritorna al governo nel 1906 e rimane al governo fino al 1909, il cosiddetto lungo ministero, poi se ne va per un po' dopo le elezioni, ci ritorna nell'11 e ci rimane fino al 1914. È la stabilità parlamentare più lunga di una democrazia parlamentare italiana. Ma anche in questo caso, come all'inizio del secolo, c'è il risvolto. Trionfo dell'economia, trionfo della cultura. L'Italia vince il premio Nobel per la medicina, vince il premio Nobel per la letteratura, Carducci, vince il premio Nobel, la maggior parte sono dimenticati, ma insomma questo è il premio Nobel, vince il premio Nobel per la pace, Moneta, vince il premio Nobel per la scienza, Marconi. 4 premi Nobel nel decennio giolittiano. Riconoscimento al valore europeo della cultura italiana. Però c'è un altro aspetto, c'è un'altra faccia. Le due facce di questa Italia del primo Novecento nella quale noi stiamo vivendo. Il progresso lo si vede anche dal modo lussureggiante della pubblicità. Inizia, sia pure per ceti riservati, il consumismo. Nonostante tutti i progressi, per molti è ancora un'esistenza stentata
di miseria, di povertà, tanto che li costringe a lasciare l'Italia come mai era accaduto in passato, grazie al progresso. Grazie al progresso che mette a disposizione navi più veloci e più capienti, mezzi di pubblicità, di sollecitazione molto più sofisticati, così che noi abbiamo nel periodo di questo primo Novecento il più grande esodo nella storia italiana, esodo pacifico. Tra il 1896 e il 1913 oltre 500.000 di italiani e italiane lasciano l'Italia per emigrare nelle due Americhe. E il punto più alto lo si raggiunge proprio dopo la guerra di Libia, che avrebbe dovuto, la grande proletaria si è mossa, aveva cantato Giovanni Pascoli, perché era la grande campagna coloniale di una nazione proletaria che non voleva conquistare per ambizione, ma per fame. Doveva dare terra ai suoi figli. I figli invece vanno in America, che forse era meglio che la Tripolitania. Sono oltre 800.000 quelli che nel 1913 lasciano l'Italia e vanno oltre oceano. Forse c'era anche uno spirito di avventura. In fondo il mondo era diventato piccolo. Cercare di fare fortuna in America non era poi soltanto il prodotto della miseria. E poi c'era un altro problema, il meridione. Giolitti ha goduto pochissima stima fra gli intellettuali del suo tempo, sia di destra che di sinistra. Forse è stato l'uomo più odiato dalla cultura italiana militante in quel periodo, come non lo sarà forse mai nessun altro. Salvemini, Gaetano Salvemini, socialista, riformista, lo chiamerà in un opuscolo il ministro della malavita, perché non adoperava nei confronti dei contadini meridionali le stesse accortezze che aveva nei confronti degli operai organizzati del nord. Salvemini è soltanto uno degli esempi di come nei confronti di Giolitti e della sua politica si mobilita larga parte della cultura italiana, sia quella rappresentata da un grande intellettuale europeo come D'Annunzio, il quale però nel 10 lascia l'Italia e va in Francia perché i debitori e i creditori gli avevano tolto tutto praticamente, però lui ci va per sdegnosamente, ha sempre un motivo nobile per tutto quello che ha fatto lui e riesce a far credere alla gente che l'ha fatto per un motivo nobile, però sicuramente è il più europeo degli intellettuali italiani. Per fortuna sua è morto Carducci, poi muore pure Pascoli e lui finalmente può assurgere a vate della Terza Italia, per cui quando il principe Vittorio Emanuele viene nominato re alla morte del padre, lui subito gli scrive un'ode, dicendo: tu che sei re consacrato dalla morte, vieni dal mare, devi fare grandi conquiste perché il periglio è la cintura dell'eroe. Quindi subito lui dice, pom, ogni cosa, grande ode a Vittorio Emanuele III, re d'Italia, a cui lui non fa altro che vaticinare un grande destino, purché ovviamente lo segua, si faccia accompagnare da D'Annunzio come poeta vate. Poi, guerra di Libia, subito scrive dalla Francia le canzoni delle gesta d'oltremare, dove salta la romanità di questa grande impresa. Ma non c'è solo D'Annunzio ad avere un'idea diversa dell'Italia di quella che aveva Giolitti e che Giolitti cercava di realizzare. Totalmente opposto a D'Annunzio è questo signore, che pur essendo un serio e severo studioso e filosofo, è capace di sorridere. E quando sorrideva era pericoloso, perché nelle polemiche, quando Benedetto Croce cominciava a sorridere, a scherzare, io penso che chi era oggetto dei suoi scherzi polemici, se si suicidava, commetteva non un reato, ma un atto di dignità nei confronti della cultura, perché Croce era ferocissimo nel rintuzzare le ignoranze, le presunzioni e le volgarità, ed è l'antidannunziano per eccellenza in questo periodo. Se la gioventù italiana si combatte sul piano della cultura, o è dannunziana o è crociana. E Croce, con una rivista che ha inizio nel 1903, pensate, nel 1902, fra tante carte di diario che possiamo oggi scartabellare per sapere cosa pensavano del nuovo secolo e cosa volevano fare nel nuovo secolo, Croce, che già era molto famoso per tutta l'opera che aveva compiuta, inizia questa grande impresa filosofica di scrivere i volumi della filosofia dello spirito, l'estetica esce nel 3 se non sbaglio, ma inizia una rivista, La Critica, nel 1903 e nel 1902 nel suo diario scrive un appunto che lui vuole destinare il
suo lavoro e il suo studio a creare una coscienza nazionale moderna. D'Annunzio pure voleva creare una coscienza nazionale moderna a modo suo, nel suo stile, con le sue idee, superomismo, dilettantismo, edonismo. Croce è l'opposto, vuole un'Italia moderna che sia seria, severa, concreta, realistica, sobria, austera, colta. Ma i giovani, questi erano più anziani, hanno simpatia, certamente più per Croce che per D'Annunzio, Giovanni Papini. Questo è un giovane di Firenze, che ha una ventina d'anni, ha una faccia tenebrosa, diabolica quasi, e se ne compiaceva molto, atteggiandosi a un demone provocatore, che pubblica nel 1903, a poco più di 21 anni, una rivista che si intitola Leonardo, il cui programma è «Noi vogliamo essere pagani, individualisti, imperialisti», tutto, ma non d'annunziani, anche se poi pubblicano qualche poesia di D'Annunzio perché fa sempre pubblicità. Adesso si contrappone un altro intellettuale, giovane, che già nell'aspetto fisico si mostra molto diverso dal precedente, anche se saranno due stretti collaboratori, Giuseppe Prezzolini, che ha 26 anni, sono tutti precoci, tutti giovani, crea una rivista, La Voce, che invece vuole correggere tutti gli errori del decadentismo della precedente rivista di Leonardo e seguire l'insegnamento di Croce, cioè procedere all'analisi dei problemi reali della società italiana con lo scopo, come diceva Prezzolini, di creare, prima che l'italiano, l'uomo, perché non si può creare una coscienza italiana moderna se prima non si crea la coscienza dell'uomo moderno. Collabora con Prezzolini per un certo periodo Gaetano Salvemini, poi se ne distacca, socialista, riformista, meridionalista, e crea un'altra rivista. Questa è la stagione delle riviste, quando si voleva, c'erano dei progetti, qualcuno l'ha immaginato, la televisione, i canali privati, ma non ci pensavano molto perché era più facile fare questi fogli, che poi erano riviste di pochissimi fogli, 4, 5, 6, massimo 16 fogli, sobri, la pubblicità era relegata all'ultima pagina, è sempre molto dignitosa, in cui Salvemini ritiene che in questa situazione in cui Giolitti sta corrompendo la politica italiana con queste maggioranze che lui addomestica attraverso le elezioni, attraverso i favori, attraverso le sue arti di trasformismo, bisogna reagire creando gruppi capaci di studiare e poi lottare per risolvere i problemi concreti della democrazia italiana. Il problema della democrazia italiana. Tutti costoro ritenevano che la democrazia, così come era praticata da Giolitti, era un tradimento della democrazia. Bisognava creare una democrazia più piena di ideali morali, più rispettosa delle leggi, dove i politici non fossero coloro i quali pensavano soltanto a ingannare il popolo, ma ad elevare il popolo. E Salvemini protestava anche contro il Partito Socialista, che in questi anni è sotto, fra l'inizio del secolo fino al 1912, è sotto l'egemonia dei riformisti. Turati, questo giovanissimo Turati, è colui il quale ritiene che bisogna assecondare la politica di Giolitti, anche se non accetta mai l'invito di diventare ministro, perché bisogna sostenere questo che è l'uomo politico più avanzato che ci possa essere in Italia, che certo si avvale anche di mezzi poco ortodossi, poco democratici, ma l'importante è quello che fa, non con quali mezzi lo fa, e quello che fa va nel senso della democrazia, tant'è vero che poi, grazie a Giolitti, verrà introdotto nel 1912 il suffragio universale maschile. E poi tutto questo diventa un fenomeno politico, anche nel più balordo, nel più eccentrico, dei movimenti intellettuali che nascono durante il periodo giolittiano. Questo è Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del futurismo. Il movimento futurista viene lanciato con un manifesto a Parigi nel 1909, ma è un movimento che vuole lottare tutto ciò che rappresenta tradizione e passato, parlamentarismo e democrazia. È per una sorta di ribellismo anarchico permanente, proclama che la guerra è la sola igiene del mondo e che la politica aggressiva deve essere nel destino dell'Italia. E una rivista che nasce dal movimento futurista, che si chiama L'Acerba, ha anche non solo un programma artistico di rivoluzione delle arti, ma si propone anche un programma politico futurista, i cui i punti principali sono l'anticlericalismo, l'antipacifismo,
La lotta contro la democrazia parlamentare, per una politica estera aggressiva, l'abolizione delle scuole, libero amore, libera lotta. Cioè ognuno si fa strada da sé imparando a cazzottare e a farsi. In questo modo, e soprattutto però, il primo articolo del movimento politico futurista era: l'Italia deve prevalere sull'idea di libertà. Questa protesta contro la democrazia di Giolitti comincia ad assumere sempre di più atteggiamenti antidemocratici. E arriviamo all'ultima fase di questa vita giolittiana, che è stata ben raffigurata attraverso le caricature dell'asino, un foglio anticlericale, anticapitalista, che però ha una grande popolarità, a volte raggiunge anche le 100.000 copie, ma che ha di straordinario questo caricaturista, che rappresenta molto efficacemente quella che era l'idea della democrazia che molti si facevano nel periodo in cui la lunga stabilità del governo giolittiano avrebbe dovuto affezionare gli italiani alla democrazia. E invece uno dei risultati che esplodono contro il volere di Giolitti, contro i suoi desideri, contro i suoi progetti, è che alla fine del suo periodo, siamo nel 1913, quando si va verso le nuove votazioni con il primo suffragio universale maschile che allargava la possibilità a molti uomini che avessero compiuto 30 anni o il servizio militare, anche se non sapevano leggere e scrivere, di poter partecipare alla scelta dei governanti, l'idea generale che si ha della democrazia italiana è che è una democrazia corrotta. Il Parlamento, il palazzo senza fondo, si butta denaro e viene raccolto. C'è un antiparlamentarismo diffusissimo in questo periodo, fatto non in nome e soltanto in nome di una politica antidemocratica, ma molto spesso con la buona intenzione di fare una democrazia migliore. E molti ritenevano, da Salvemini a Amendola a Prezzolini, a Croce stesso, che la democrazia giolittiana era la corruzione della democrazia, non l'ingresso o il progresso della democrazia. C'è una convinzione che l'Italia sia, a causa di Giolitti, sempre più corrotta e che in vista delle elezioni del 1913 viene stabilito un patto fra alcuni rappresentanti liberali e alcuni rappresentanti cattolici, il famoso o famigerato patto Gentiloni, in base al quale i cattolici propongono di dare il loro sostegno per i candidati liberali che rinunciano a proposte di leggi che la Chiesa oppone, come il divorzio. E allora il caricaturista mostra come nel 13 viene sloggiato Giordano Bruno e viene portato in prigione. È vero che Giolitti aveva detto che Stato e Chiesa sono due parallele che devono mai incontrarsi. E guai se la Chiesa entra in politica. E quanto al governo, il governo non ha nessuna competenza in materia religiosa. Però questo patto sembra aprire le porte dello Stato laico, e allora anche molto anticlericale, al clericalismo, tanto da sloggiare Giordano Bruno. Ma le elezioni del 13 vedono la fine del lungo sistema giolittiano. Giolitti vince le elezioni, ma quello che esce fuori non è più un'Italia giolittiana. Un esponente del sindacalismo rivoluzionario, Arturo Labriola, eletto deputato, alla Camera dice nel dicembre, siamo nel dicembre del 13, caro onorevole Giolitti, se ne vada. Totò, ripeto, se ne vada, mi faccia il piacere. Lei non rappresenta più l'Italia. Oggi abbiamo l'Italia cattolica, l'Italia imperialista, l'Italia socialista, ma non c'è l'Italia giolittiana. C'è un fenomeno curioso e importante. Oltre un decennio di stabilità democratica, di libera competizione nella politica, nel lavoro, nella cultura, non ha generato una società più disposta a conservare la democrazia, ma ha generato movimenti che sono contro la democrazia. Chi per distruggere la democrazia, chi per farne una migliore, ma che comunque sono contro l'ordine. C'è uno strano fenomeno che si riscontra non solo in Italia, ma in tutta l'Europa. Quando si vanno a leggere i diari o le poesie di giovani che in questo periodo hanno 22, 23, 24 anni. È comune un termine, questa società è noiosa e corrotta. Se almeno ci fosse una guerra, se almeno ci fosse una rivoluzione,
Ma in questa putrefazione non possiamo più andare avanti. C'è la convinzione che la stabilità sia corruttrice. C'è un'altra caratteristica nella cultura italiana e nella cultura europea di questo primo Novecento, di questi inizi del Novecento, ed è il fascino della catastrofe, il fascino del sacrificio, il fascino di una catastrofe che deve anche portare al sacrificio della vita, perché così si esce da una società noiosa, corrotta, democratica. Peter Pan viene pubblicato nel 1904 e purtroppo nella bellissima dolcificazione che ne ha fatto Walt Disney si perde la crudeltà che è in questo dramma per bambini, ma è veramente un dramma, dove Peter Pan a un certo punto dice: vorrei provare la meravigliosa avventura di morire. E molti di questi che dipingono questi paesaggi apocalittici sentono il fascino della morte come un'avventura. Ma nello stesso Peter Pan c'è un'altra anticipazione di quello che può essere questo secolo XX, quando il capitano Giacomo Uncino dice: un olocausto di bambini, che idea grandiosa. Poi è stata espurgata nelle edizioni successive. C'è un fascino per la guerra o la rivoluzione come una grande catastrofe. Questo signore borghese che vedete passeggiare in borghese attraverso le vie di Milano ha 29 anni ed è appena diventato direttore dell'Avanti. Si chiama Benito Mussolini, borghesemente si toglie il cappello per salutare, borghesemente ha il bastoncino, e in questo periodo, dopo il 1912, diventa in un certo senso l'anti-Giolitti per i giovani movimenti culturali. È interessante che personaggi molto diversi come Prezzolini e Salvemini, rivolgendosi a questo giovane di 29 anni, pensate, Giolitti ne ha 70 nel 1912, Mussolini ne ha 29, lo chiamano: questo è un uomo, questo è un uomo vero, e Salvemini dice: è un autentico e sincero rivoluzionario che porta in sé tanti destini d'Italia. Ma era un uomo che in questo periodo era contro la guerra, contro il nazionalismo, contro il militarismo. Ma la guerra è alle porte. Il caso ha voluto che contro l'arciduca Ferdinando, mentre era in visita a Sarajevo, una bomba lanciata rimbalzò e ferì due ufficiali. L'arciduca, dopo aver protestato con il municipio di Sarajevo dicendo: ma voi non sapete ospitare, volle andare a trovare questi due ufficiali in ospedale, ma l'auto imboccò una via stretta, dovette fare marcia indietro. Uno dei giovani, Gavrilo Princip, che aveva lanciato la bomba e sconsolato se ne andava via perché non avevano ottenuto quello che volevano, vede la macchina a pochi passi, spara due colpi e ferisce l'arciduca e la moglie. Tutti pensano che siano stati soltanto feriti e invece morsero, come direbbe Totò. Non è un fatto grave se sono stati ammazzati tanti durante la fine dell'Ottocento, non tale da scatenare la guerra, ma c'era qualcosa che in questa società della Belle Époque non funzionava, nel senso in cui si auspicavano coloro i quali avevano inneggiato alla pace come conquista del XX secolo. C'era questa volontà di guerra e di sacrificio. Un sociologo italiano nazionalista, Morasso, scrive nel 1905 che il nuovo secolo sarà il secolo di guerre spaventose e terribili, quali l'umanità non ha mai conosciuto. Questa generazione che vive il più lungo periodo di pace della storia europea, dal 1870 non ci sono state guerre, sul continente europeo, ha una grande voglia di combattere. Una grande voglia di combattere. Come dice Wendy ai suoi fratellini quando sono catturati da Uncino e sta per ucciderli: mi raccomando, il messaggio che vi mandano le vostre madri, sappiate morire da veri gentiluomini inglesi. C'è una sorta di voluttà al sacrificio. E in Italia si gira il film Cabiria, con testi di Gabriele D'Annunzio. Cabiria è la storia di un sacrificio. Una fanciulla che viene siciliana che viene portata a Cartagine e deve essere sacrificata al dio Moloch. Poi però viene salvata da Maciste e da Scipione l'Africano. D'Annunzio si presta ovviamente a fare da librettista questo primo grande colossal girato in Italia, che tuttora ha degli effetti straordinari. Cabiria fu salvata dal sacrificio al dio Moloch. La gioventù europea non fu salvata dal Moloch della Grande Guerra. La Grande Guerra scoppia nell'agosto del 14
E il ministro inglese Gray disse: si spengono le luci sull'Europa e forse nella nostra vita non le vedremo riaccendersi. L'Italia ebbe parecchi mesi per decidere se spegnere o no le luci in Italia. Poi le spense. Le luci si spensero anche in Italia. Quando si riaccesero per un momento, gli italiani del Novecento videro tricolore, poi per due anni videro rosso, poi per vent'anni videro tutto nero, poi precipitarono in un'altra notte con le luci spente per cinque anni e quando si risvegliarono ne videro di tutti i colori e non si resero conto, passando al ventunesimo secolo, di essere rimasti probabilmente ancora nel Novecento. Grazie.